Come non poteva una mostra sulla pittura italiana degli anni Ottanta non aprire con un'installazione video? Il nuotatore va troppo spesso a Heidelberg, è la pietra miliare dei nuovi media italiani degli anni Ottanta. Studio Azzurro la presenta nel 1984 ed ora è possibile vederla, percorrerla, viverla, nuotarla qui a Milano, alle Gallerie d'Italia. Effettivamente questo nuotatore ricostituisce il mondo. Lo ricostituisce con i monitor degli anni Ottanta, con quest'idea di spazio, quest'idea di orizzonte straordinario, di una linea virtuale e reale che ricostruisce non solo l'atmosfera degli anni Ottanta, ma conferma anche una ricerca in quel campo italiana straordinaria, da rivedersi, da rivivere e da rinuotare.